merita la mia vita di essere narrata. Perché io, perché sento io il desiderio di narrarla? Mi muove un sentimento lodevole, o è questo un laccio che mi viene teso da un volgare ma corto molto, e quindi mi realizzo su interno. A far tacere questi dubbi, ognuno ha sempre in pronto la persuasione degli amici, ma per essere giusto non devo accusarli di essersi mostrati troppo insistenti su questo particolare. Poi credo che in questo caso si anderebbe più sul sicuro a poter sapere quel che ne pensino i nemici, onde lascio stare. Ecco invece i motivi che mi mostro a scrivere, perché questo libro è un grande trattato di pedagogia, proprio di voglia di insegnare le cose ai giovani, perché scrivi tanto dare al figlio, che sono un po' pieni da loro. Io sono arrivato, si può dire, tutto gonfiato sino alla mia età di 64 anni, senza mai aver avuto tempo, si può per dire, di voltarmi indietro. Giova ormai gettare uno sguardo sulla via corsa. È esercizio moralmente salubre usare il freddo e tranquillo criterio dell'età matura a giudicare gli atti della giovinezza e della virilità. E se il farsi da sé, in certo modo, il processo è utile a noi stessi, perché non potrebbe esserlo ad altri ugualmente, purché il giudice sia giusto, illuminato e sincero? Resta a vedersi se saprò dire poi essere tale. Senza pronunziare un sì troppo risoluto, mi contento di dire che lo spero e vi porrò su con gli studi. Tuttavia non è male che per la prima prova di sincerità dia al lettore questo consiglio. Quando dirò male di me, creda pure tutto ad occhi chiusi. Quando ne dirò bene, mi tenga aperto. Ora dunque, onde rendere utile a altrui e più di tutto alla nuova generazione l'opera mia, ecco in qual modo ho pensato ordinarla e dividerla. Intendo non tanto narrare le mie vicende, quanto fare di me uno studio morale e psicologico, cercando di conoscermi e di descrivere a fondo la natura mia, il mio carattere, le sue successive modificazioni, rintracciando al tempo stesso le cause obiettive o soggettive che lo migliorarono talvolta e talaltra lo resero peggiore. Se io non prendo errore, questa specie di autopsia morale riuscirà tutt'altro che inutile sia a chi educa gli altri, sia a coloro che comprendono dovere ogni uomo sino all'ultimo suo giorno attendere ad educare se stesso. Ma non mi basta studiare me ed ingegnarmi di cavare da questo studio utile ammaestramenti. Io spero poter offrire a chi vorrà leggermi assai miglior terrata che non sono io. Ebbi alla vita mia di incontrarmi con grandissimo numero di persone. Volle la mia fortuna che fra queste si annoverassero uomini di primo ordine, bellissimi ingegni, alti cuori e rari caratteri. Io spero riuscire a formare dei loro ritratti una galleria ricca di nobili modelli. Volessi Dio che essa ne producesse un'altra ricca ugualmente, quella dei loro imitatori. Nella mia lunga carriera io mi sono imbattuto in anime di veri eroi, ma intendiamoci. Io chiamo eroi quelli che sacrificano sé agli altri, non già quelli che sacrificano gli altri a sé. E qui accenne anche a Napoleone, lui ha delle pagine durissime su Napoleone, è il milione di morti che ha causato nel suo campagna. Non avrò dunque a porre innanzi nessun modello che rassomigli neppure alla lontana a quei grandi tormentatori della nostra specie che essa adora ed ammira in ragione diretta del male che le fa. Ci sarà una pagina in cui dice Napoleone il celebre ha fatto morire un milione di persone. Jenner, l'inventore del vaccino, per ricordarlo io ho dovuto andare a cercare sul dizionario, perché non ricordavo più come si chiamava, e Jenner ha salvato un milione di vite. No, i miei eroi, la più parte ignorati, tutti vittime e nessuno carnefice, appartennero ad ogni classe, che, la Dio grazia, se l'umanità non è quale dovrebbe essere, non è neppure composta solo di netti o di scellerati, come credono gli eracliti di tutte le epoche. Anche ora abbiamo sentito che si tratta di uno studio morale e psicologico esercitato su di sé e a beneficio della nuova generazione, dice. Nuova generazione dalla quale però lui, sotto il profilo politico, come ci ha appena spiegato Gandalotta, si chiama fuori.
Quindi è chiaro che già questo proposito sta a significare che ad Azeglio stava a cuore salvare, rispetto ai percorsi della nuova Italia, nella quale lui non si conosceva e non si riconosceva, tutto un mondo che sentiva a rischio, che sentiva minacciato. Questo vale anche sotto il profilo della propria famiglia, il desiderio di ricordare, come dice in quelle pagine, di salvare episodi, volti, personaggi, parole, un retaggio familiare che la violenza del nuovo rischiava di sradicare e che evidentemente per lui doveva essere un tassello della nuova identità italiana, che doveva fondarsi per svolgimento, per maturazione, non per frattura rivoluzionaria sul passato dei singoli stati italiani. Questo lui lo dice come piemontese e come il piemontese più, assieme a Gioberti, più profondamente italiano di quella generazione. A differenza di altri, come il caso di Alfieri, che sentiremo rievocare tra poco, Alfieri dove per farsi italiano spiemontizzarsi. D'Azeglio nella sua educazione è già spiemontizzato e quindi anche il Piemonte di D'Azeglio è già un Piemonte vissuto come una sorta di forma di vita spirituale, come una sorta di stile di vita, di pensiero, di comportamenti, che quindi non andava negato, non andava allontanato recisamente, drasticamente, come fece Alfieri da sé e come lui racconta nella autobiografia. L'autobiografia è quella di Alfieri, diversissima da questa, che naturalmente si inserisce in un percorso di autobiografie che già l'Italia in quella fase della letteratura moderna conosceva, con Casanova, con Gordoni, scritte per un francese, come anche appunto nel caso di Alfieri, ma la lingua naturale di Alfieri era il francese o il piemontese. Deve Alfieri, per farsi italiano, appunto uscire dal Piemonte, andare in Toscana, come oggi si va in Inghilterra per imparare l'inglese, e impossessarsi di una lingua. Ora, questo mondo interiore, questa Italia che vive prima nei fatti e quindi prima nell'educazione, prima ancora di tradursi in una qualsivoglia forma istituzionale, è già un elemento dell'educazione, della formazione spirituale e familiare di D'Azeglio. Quindi si capisce che lui abbia una necessità minore di rompere e di abbandonare rispetto ad altri. Questa volontà di salvare il proprio mondo lo porta a ricordare in quelle pagine, ad esempio, il Dante del XIV del Purgatorio, che è un Dante durissimo nel denunciare la decadenza delle famiglie nobili rispetto al presente. Quindi è chiaro che attraverso la maschera di Dante, in quel caso, D'Azeglio pronuncia un giudizio durissimo sul presente che si muove intorno a questo grande vecchio ormai alle soglie della morte, perché in quelle pagine Dante arriva a dire addirittura che non bisogna più figliare, e Malfa Castrocaro, che giudogno di figliare dai conti più si impiglia, cioè è tanta e tale la decadenza dei costumi che, lì per voce di Guido del Duca, si biasimano le famiglie nobili che si ostinano a propagarsi in una serie di individui corrotti sin dall'origine, sin dall'infanzia. Quindi quella apertura di D'Azeglio su quella pagina, le citazioni non sono mai neutre di Dante, apre uno spiraglio naturalmente molto duro, molto severo, dissimulato, però è anche quello un atto dell'eleganza dell'uomo di mondo e di salotto attraverso, in quel caso, la citazione di Dante. Ma è uno spiraglio che porta subito sul presente.